Ciao a tutti, sono Nesia e sono qui con un nuovissimo video e stavolta ho due pacchettini da aprire con voi. Questo non so che cos'è, non mi ricordo, e questo me l'ha mandato Puella a me. Abbiamo fatto uno scambio e quindi c'è cioè, uno scambio, diciamo, di sticker maggiormente e quindi vedremo insomma che cosa mi ha messo nel pacchetto, anche se credo mi abbia messo più cose, anche se non doveva. E quindi la ringrazio tantissimo. E poi, allora, prima cosa volevo dirvi delle, diciamo, come posso dire? Diciamo ho cambiato opinione in parte sulla Yume Twins, cioè praticamente avevo detto che forse era troppo eccessivo puntare tutto su questo peluche, invece ho assolutamente cambiato idea perché è fantastico, cioè tipo ci ho dormito tutte le notti e è la cosa più morbida del mondo, è tanto tanto carino. E niente, lo adoro e mi piace un sacco. La coda è ancora super morbida e ci dormirò ancora tantissimo. Quindi assolutamente ve lo consiglio. E ho visto su internet che costa praticamente sopra i 25 euro. Quindi è visto che la box costa sui 29, c'è quasi tutto già questo peluche, più ci sono altri 4 oggetti. Quindi niente, volevo soltanto fare una piccola parentesi per dirvi che ho cambiato leggermente idea su questo e che mi piace tantissimo e lo sto adorando. E poi un'altra cosa, che ieri praticamente sono andata al GameStop e ho trovato queste Eevee Evoluzioni. Questa è la targhetta, eccola. Costano 9,90, 9,98 anzi. E sono tutte le Eevee Evoluzioni. Ci sono una marea di peluche, vabbè, anche più grandi, anche di altre cose, dei Pokémon, le Pokéball, Bulbasaur, gli starter, eccetera. Però la cosa che mi ha colpito di più. Ah, ci sono anche quelli Super Mario, vabbè. La cosa che mi ha colpito di più è stata le Eevee Evoluzioni, ovviamente. Sono dei mini peluche, così, con appunto il keychain qua dello stesso colore. E io ero super indecisa su quale prendere. Alla fine ho preso Sylveon perché ovviamente volevo Flareon, ma anche Leafeon. Però alla fine di Flareon ho già un peluche un po' più grande di questo e è fatto benissimo. Quindi mi è sembrato giusto prendere magari un altro così da non sprecare soldi, ecco, visto che ce l'avevo già un peluche di Flareon. Comunque questa è stupenda, mi piace tantissimo. E è fatta davvero benissimo e dettagliata, come potete vedere. Ha qua tutti i suoi fiocchetti e è della Tomy originale. E niente, quindi è fantastica e si regge anche in piedi benissimo. Bene, io direi di partire da questi. Inizio da questo perché non mi ricordo che cos'è. Forse è la figure di Steven Universe, però ora vediamo. Eccolo qua, sì, è la figure di Steven. Ora la tiro fuori e vi faccio vedere meglio com'è. È super carino! Eccolo qua, è carinissimo, super carino e piccolo. Molto, molto più piccolo delle altre, per esempio Garnet era molto più grande. E niente, io lo volevo tantissimo perché mi piace tantissimo lui con gli occhi a stellina quando è sorpreso, quando è meravigliato, diciamo. E mi piace tantissimo anche che abbia lo scudo. Sarebbe stato fighissimo se l'avessero fatto anche trasparente lo scudo, però vabbè, non si può volere tutto. Quindi, niente, mi piace un sacco. Ha i jeans fatti molto bene, ha le sue infradito e ha la faccia appunto sorpresa. Quindi lo metterò insieme alle altre figure. È troppo carino, tenerissimo, mi piace. E poi, non avevo mai notato, ma dalla figure si vede bene, che ha i capelli a rosa e sua madre è Rose, Rose Quartz. E quindi non so, ha un doppio significato, quindi ha anche i capelli a rosa. È troppo carino, mi piace tantissimo. Poi c'era anche l'altra versione che era, diciamo, con la gemma, faceva vedere la gemma qua sulla pancia, sull'ombelico. La potete vedere in un'altra apertura, insomma, in cui apro appunto le blind box, la blind box di Steven Universe. È fantastica, mi piace tantissimo. Ora andiamo con il pacco di Puella. Innanzitutto vi faccio vedere il deco tape che è carinissimo con i koala e gli orsetti e il gatto, è troppo carino. E niente, ora vado ad aprire. Ok, vediamo cosa c'è dentro senza aver sbirciato niente. Allora, qui c'è il bigliettino. Oh mio Dio, che carino, adoro questa carta. Allora, ci sono appunto tutti i coniglietti e il gattino, insomma. Ecco qua. Grazie, le farò sicuramente presto e ti ringrazio tantissimo, sei stata troppo troppo dolce. E vediamo che cos'altro c'è qui dentro. Le sue creazioni! No, aspettate, fatemi vedere, sono troppo curiosa. Mannaggia, te ne potevo mettere di più, ma non sapevo che me ne avresti messo.
Oddio, che bella questa! No, è anche Linus che è il mio preferito. No, stupenda. Wow, questa l'adoro. No, vabbè, questa è stupenda. Vabbè, te ne manderò sicuramente altre, poi aspettatene altre. Oh mio Dio, che carina! E Linus pure è fantastico, sono davvero stupende. Eccole qua. Grazie, sono troppo belle, non ci credo, guarda, veramente sono troppo troppo carine, grazie. Poi te ne manderò altri anch'io, allora. Allora, vediamo un po' cos'altro c'è. Ah, sì. Aspettate. Ok, allora, non mi ricordavo più. Allora, oltre allo scambio degli sticker che sono questi, ora ve li faccio vedere uno per uno, abbiamo anche una blind box dei Rement, delle Little Twin Stars, che sono di questa serie qua, con la loro cameretta. E io so già qual è perché lo facevano scegliere lì alla fiera e lei me ne ha presa una gentilmente. E quindi ci sono tutte queste scelte qua. Eccole qua. Questo era quello che volevo di più, però non c'era. Però è molto molto carino. Poi c'è questo che piace tantissimo a lei, l'ha preso infatti. E ci sono queste qua. Ora vi faccio vedere qua, l'ho trovato io, però prima vi faccio vedere gli sticker. Ecco qua, allora abbiamo questi carinissimi di Belle, cioè delle principesse, insomma, c'è Belle. Eccola. Rilakkuma, che carino. Sì, Rilakkuma, buonanotte. Voglio dire Gudetama, carinissimo. Poi c'è Cenerentola, sono minuscoli, oh mio Dio, carinissimo. Un altro ancora, carino, molto molto carino. Poi c'è Ariel, molto bella. Sembra quasi un francobollo. Ci farò sicuramente subito delle creazioni. Poi c'è questo che è, mamma mia, è super pastello. Questo come cavolo faccio a farlo vedere? Mi tocca fare uno sfondo bianco. Carinissimo. Poi c'è questo. Oddio, ma sono, cioè, sono super, super, super trasparenti. Oh mio Dio, ci vuole assolutamente uno sfondo bianco. E quindi ci sono queste due bamboline che penso a stento vedrete. Cioè, sono super pastellose, super chiare. Wow. Ok, mi dovrò ingegnare. Poi c'è un altro. Poi c'è. Oh mio Dio, che carino questo! Questi sono super adorabili. Troppo carino. Poi abbiamo questi. Me ne ho messi davvero tantissimi, cavolo. Vabbè, te ne manderò altri. Mannaggia, questo è super carino. Sono dei coniglietti appunto con un arcobaleno. Poi abbiamo, allora, questo qua, che non vedrete mai, però è tipo un forziere con dentro delle pietre. Poi c'è Biancaneve, carinissimo. Poi c'è Ariel. E poi ci sono loro due sul libro, che è carinissimo anche questo, però super pastello. Molto molto bene, sono super adorabili, ti ringrazio tantissimo e appunto poi ti manderò altre cose, magari un'altra creazione, così vediamo. Tanto ci sarà sicuramente occasione per altri scambi. E ora vi faccio vedere quale ho scelto. Allora, questa è il set che ho scelto io con la specchiera. Io li trovo troppo adorabili, cioè veramente sono troppo carini e li vorrei avere tutti. Qui c'è anche una cosa da ritagliare, eccetera, ma non la ritaglierò ovviamente. C'è anche la gommina classica dei Riment. E poi qui c'è tutto il set che io ora andrò a montare. C'è la cipria, il profumo, lo specchio con addirittura disegnati sopra cioè i fratellini, insomma. E poi qui c'è la super specchiera carinissima e adorabile. E questa penso che la terrò qua sullo sfondo. Ora lo monto e arrivo. Eccoci qua. Allora, iniziamo dai profumi. Sono troppo carini. Questo non l'ho detto, mi pare, ma l'ho ovviamente comprato, cioè gliel'ho pagato ovviamente. E qui ci sono i due tipo profumini o pennellini, troppo minuscoli, oh mio Dio, sono veramente piccolissimi, con due fiocchetti qua. Poi c'è la cipria, che è fatta così, tutto licensed, tutto originale, tutta texturizzata, carinissima. Poi c'è questo, in cui ci sono appunto i loro due, che è il coperchio. E poi c'è la specchiera che è carinissima, guardate. C'è uno specchio veramente, cioè riflette davvero bene. E ci sono appunto loro due. E qui c'è
il cassetto che si può togliere. E è veramente super carino. C'ha tutti i pulcini, tutte le cose. È proprio minuscolo e kawaii al massimo. Sono davvero contenta di aver scelto questo, mi piace un sacco. Bene. Quindi queste sono tutte le cosine che mi sono arrivate oggi. Spero che vi sia piaciuto il video. È davvero stato un video super kawaii, secondo me. E niente, io ringrazio ancora tantissimo Puella per lo scambio e per le sue creazioni stupende. Guarda quanto è bella questa e anche questa. E niente, io ringrazio tantissimo voi per aver visto il video. Se vi piace, vi ricordo di lasciare un like, commentare, iscrivervi al mio canale se vi va. Ditemi che ne pensate di tutte queste cose, se prenderete anche i peluche. E niente, io vi ringrazio ancora. Partecipate al giveaway, mi raccomando, che è ancora aperto. Vi mando un grosso bacione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!